Edizione numero 32 del Memorial dalla Chiesa. Siamo con Marco Di Paolo, presidente della Federazione Sport Equestre Italiana. Memorial dalla Chiesa, quando lo sport è veicolo di messaggi importanti? Certamente, lo sport è una filiera di valori innanzitutto e poi è anche un traguardo agonistico. I valori che coltiva lo sport sono valori importanti, sono valori che insegniamo ai giovani, e poter commemorare all'interno di un evento sportivo equestre una figura importantissima come il Generale della Chiesa, che è stato veramente un esempio per tutti gli italiani, è un grandissimo orgoglio. Il Memorial della Chiesa arriva alla fine del campionato, del momento agonistico della federazione. Qual è lo stato dell'arte degli sport equestri quest'anno? Beh, il Memorial della Chiesa ormai è diventato un punto di riferimento e, come dice giustamente lei, è un punto di riferimento anche sportivo agonistico. È la chiusura della stagione, un indoor bellissimo che si svolge qua al Gese di Bologna, che lo ospita da tantissimi anni e che noi ringraziamo sempre. E devo dire, è stato un anno impegnativo. Gli sport equestri, grazie a Dio, godono di un'ottima salute. Abbiamo avuto la qualifica olimpica per la disciplina del completo. In questi giorni ormai è matematicamente acquisita la qualifica olimpica individuale della disciplina del salto ostacoli, e quindi cerchiamo di crescere nei risultati. Abbiamo tanti giovani che stanno crescendo. Il dressage, che stava un po' più indietro, devo dire, con i ragazzi giovani sta dando dei risultati bellissimi. E poi abbiamo tutte le discipline non olimpiche, l'endurance, il running, il volteggio, l'horseball, il polo, che ci stanno dando pure delle belle soddisfazioni. Grazie, Presidente.